Ciao gente, sono Xanakobi e oggi siamo su Fear the Spotlight, cioè paura del punto di luce. Abbiamo solamente la demo e mi ha ispirato molto dal trailer, anche questa grafica un po'. Oh, è un po' retro pixel. C'è la demo, sembra interessante dal trailer. E la mia amica Amy era. Sarebbe dovuto. Avrebbe dovuto. Non riesco a parlare. Avrebbe dovuto incontrarmi nella libreria dopo scuola, ma non si è mai mostrata. L'ho cercata e. Mi sta venendo un glitch. L'ho cercata e l'ho trovata. Spensierando. Girovagando in una sezione della scuola. Che è stata bruciata anni fa. Ok. Figo. So che non dovrei essere qui. Però c'è qualcosa di strano con Amy. Amy. E devo trovarla. Mi sembra responsabile. La tua amica manca. E manca. Ok. Questa è l'entrata di The Walking Dead, l'inizio proprio. Non so se avete presente. No. Ok. Ok, tasto destro per sneakare. Quindi crushare, ok. Anche il crouch normale funziona. Oh, cos'è? Ok. Ma che cazzo è questo? So che sono. Oh, non riesco a parlare! No, non sono abituato a parlare. So che sei qui da qualche parte. Dove sei? Verrò a trovarti, piccola Scarlet. Starlet. Scarlet, appunto. Ok. Oh, ma che cos'è? Sembrava una. Telecamera all'inizio. Ok. Ok. Sto suono così, abbassa i toni. Ok. Dobbiamo. Però voglio vedere dietro prima. Posso anche correre. Non posso correre, ovviamente. Ok. Giusto perché mi piace controllare tutto. Ok, da qui non si può uscire. Qui negli armadietti nulla. In questo armadione nulla. Ok. Abbiamo un inventario. Ok. Qua la lettera per Amy. È la lettera che stava per dare ad Amy, ma non si è mai mostrata alla libreria. Ok. E la flashlight. Come si chiude? Ok. Questo cos'è? Come si prende? È un inalatore. Sarà utile per la mia salute. Se la mia salute mai si abbasserà. E i miei polmoni avranno bisogno di respirare. Ok. Da qui si va da qualche parte. La classe di giornalismo di Mr. Bowers. Bo Bowers? Bowers? Ok. Peccato che questo non, questa tizia non corre. È una. Non so come si chiama. Per favore, è un coso con scritto con per favore, dacci il tuo. Dacci proprio il tuo compleanno. La tua data di nascita. Così possiamo includerti nella celebrazione mensile del compleanno. Kate, Bobby, Raul, Melissa e Chrissy. Chrissy, wake. Non riesco a parlare. La torta sarà provvista ad ogni celebrazione. L'unico motivo per cui vorrei iscrivermi. È un tubo con un poster dentro. Il poster è per una partita a scuola. E dà all'immagine di due persone che si tengono le mani. Ok. Credo sia l'inaugurazione. Forse. Noi esploriamo tutto. Qui c'è un'altra porta, ok, quindi è rischioso. Se solo sta tizia corresse. Un altro inalatore, utile. Sempre utili. Espanditori di ossigeno. Una nota scritta a mano e dice: li senti? Amber si è ammalata adesso e Chrissy sta diventando il capo. Di certo possiamo saltare il party. Sarà saltato il party.
convinto Bobby a rubare il dram... la chiave della... drama... della stanza del dramma. Così possiamo entrare e rovinare il suo costume. No, il suo costume. È proprio una sfigata, Mel. Ok. Suppongo che i bulli esistono in ogni generazione. Vero? Ok, io ho paura che attivando quello si manifesti qualcosa. E una notizia della scuola che legge: Sunset News. Il premiere della opera Phantom sarà quest'autunno. E abbiamo intervistato gli insegnanti in carica per la produzione, della produzione. Mr. Crane, Mr. Cranio, riguardo allo show. Non riesco a vedere che questa scuola non ha... No, non riesco a credere che questa scuola ha una newspaper e un drama club. Non hanno portato queste cose dopo il fuoco. Oh. Ok, ah, c'è un'ultima cosa lì. Ok. Questo locker, questo coso bloccato è bloccato. No. sembra che si possa aprire con la giusta combinazione. Che sia per caso qualcosa di qui? 8395? Sono in ordine dall'1 al 4? No, me lo sono già dimenticato. 8395, ok. Proviamo. Entrare non nuoce. Non scatta mica l'allarme. Ok. 8 3 9 5. Nulla. Ok, lo vedremo magari da qui. Siamo nella prima stanza, ci sta un sacco da esplorare. È un vecchio proiettore. Sembra che il potere funzioni ancora, cioè l'energia ci sia ancora. Però la lampadina all'interno non si sta accendendo. Scommetto che posso aggiustarla con l'aggiustatore di proiettori, che è... con i giusti materiali, ok. Facciamo inalare il... Oh, il poster. E facciamo inalare il proiettore, non lo so. Ok. Un'altra porta chiusa. Sapesse correre sta tizia, hai l'inalatore per un motivo? Certo che è una scuola così... Ah, la classe del dramma. Che era chiusa perché... Oddio, Bobby aveva... Mannaggia Bobby. Ha rubato... La chiave? Questa che porta è? Sembra la porta d'uscita. Carino. Ok, qua possiamo mettere i poster, suppongo. No, non usare questo. Non inaliamo il poster. Non facciamo inalare il poster. Usiamo questo. Possiamo per caso riprenderli? Ok, quindi... suppongo che... Oh no, ma che cazzo l'ho notatore? C'è una nota scritta a mano. Ehi, Melissa, ho rubata la stanza della chiave. La chiave della stanza. Sì, la stanza della chiave. Come mi hai chiesto? L'ho messa nel mio look... nel mio... cassetto? Non so come si chiama in italiano. Nella classe del giornalismo. La combinazione del tuo compleanno. Ok. Aspetta, devo rileggere Melissa, ok. Quindi la combinazione giusta è il compleanno di Melissa. No, no, basta. Fammi uscire da qui. Questo è un Matrix. Fammi andare via. Ok, e Melissa sia. Oh. Ok. Con calma, con calma. Spegniamo la luce, non si sa mai. Via, via, via! Ok, dove sto andando? Quella che... non è la chiave giusta, quella. Quella è la stanza del dramma. Oh, oh, oh.
Ok. Dunque, noi siamo venuti da di là. Ma un po' di tensione ce l'ho, eh. Ok, da lì. Quella è la stanza giusta. Ok. La stanza del giornalismo. Ok, questa qui dove c'è il proiettore. Allora, mannaggia a te, Melissa. No. Melissa 0517. 0517, 0517, ok. No, ho saltato lo 0. Intanto mettiamo il 5. Ne ho saltato di nuovo lo 0. 0, 5, 1. Oh, salto i numeri. 1, 7. Jackpot. La chiave della stanza del dramma. Ora mi chiedo, io non vorrei spuntare da lì, quindi preferisco spuntare da lì. Un po' di luce. Ok. Possiamo accendere la luce tranquillamente. Tranquillamente. La stanza del dramma era qui. Sì, ok. Hai la chiave, apri la chiave, patam pam. Apri la chiave, sì. Apri la porta. Qua abbiamo uno script della scuola con l'opera del phantom, insomma, il fantasma dell'opera, classico. E, la cover legge Star Amber. Il nome Amber è cancellato e c'è scritto sopra, c'è scritto Chrissy. Quindi Chrissy. Allora, intanto mi sono. Cioè, prima mi ero già un po' perso su chi ha. Insomma, i bulli hanno rovinato il vestito di qualcuno. Amber o Chrissy, uno di loro due, suppongo. Questo è il terzo poster. Una ragazza in uno stage, ok. Ok. Il fuoco non si è spento, è noto. È quella cosa di nuovo. Deve trovare. Ma come? Ok, devo passare senza farmi notare. Sì, ma scusa, io dovevo esplorare ancora. Ok, l'ammetto. Non si può muovere la visuale verso il basso o l'alto. Ok, grazie. Autoposo. Ok, è fattibile, è fattibile. Non è fattibile, non è fattibile. Io come cazzo passo? Volevo passare da destra. Sì, come no. Dietro la porta di. Porta. Nulla, mi ha trovato. Come scappo? Ah, è la luce che fa danno proprio. Così. Ok, fammi prendere l'inalatore. Pensavo fosse più. Oh sì, mi sento molto meglio. Abbiamo due opzioni, o corro a svanvera, il che può darsi. Perché non so da dove uscire, dalla porta di dietro oppure. Corri cazzo, corri! Ok. Madonna, oh. Ok. Ora, se io rientro, se io rientro. Non c'è più, va bene. Ok. Pensavo. Ok. Ci sono un sacco di vecchie scritte. E. Script sarebbero. Sì. E roba della classe di teatro. C'è un sacco di foto dei studenti. Anche. E sembrano tutti che si stiano divertendo, come ogni studente di ogni scuola. E questi miei amici e Amy qui, punto interrogativo. E ci sono tante foto di lei. Aspetta un secondo. No, non può essere lei. Queste foto sono date di 25 anni fa.
Wow, sembrava davvero lei, strano. Ok. Non suono. Il piano all'ultimo. Facciamo all'ultimo. Ok, foto di una che sembrerebbe essere davvero la mia amica. Questa è la terza foto. Ok. Dovrei rimuovere queste viti. Voglio cercare dietro al pannello. Come le tolgo se non ho il fottuto caccia? Allora, abbiamo la chiave. Poster numero 1, poster numero 2, terzo poster sarà da qualche parte, forse qui dentro. E come rimuoverlo? Troviamo il cacciavite. Qui in effetti non abbiamo controllato questo coso qui. Così. Ok, è praticamente una classe di... la vecchia classe di drama. Ok. E comunque fa davvero strano che ci sia una foto di una vecchia amica di 25 anni fa. Oh merda, lo sapevo che non devo farlo. Così. Va benissimo. Oh 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 oh. Tirato il bestiolino. Bestiola. Dove devo andare quindi? Oh, ok, ok. Che non so dove devo andare. Allora, torniamo nella vecchia classe. Qui cosa abbiamo? La luce, inalatore, chiave. Ah, tra l'altro qui posso stare qui sotto. Figo. Provo a stare, ad andare qui. Oh, quella è una luce. Premiamo veloce. Ok. Oh, qui non avevo esplorato questo. Il quarto poster, quello che ci serviva, ok. L'immagine di un teschio e una faccia di un ragazzo. Fatemi vedere. Vedere a pixelati. Ok. E qui fuori, suppongo che ancora non ci si può andare. Non c'è nessun lucchetto alla porta, però non vuole aprirsi. Strano. Come mai? Lì vediamo altre immagini. Mi sta mettendo un po' di curiosità. È una foto con dei ragazzi della scuola. E qualche annuncio strano, noioso. C'è una singola foto di un gruppo di studenti con i loro insegnanti. Carino. E sotto questa foto si legge Drama Club, Mr. Cranio. Ok, non so in che ordine vadano messi, ma proviamo a metterli così a caso. Aspetta, c'era scritto qualcosa, aspetta. Ok, sembra che un poster deve esserci lì. E c'è un placard. C'è una placca sotto che legge una strana performance. Direi... vediamo. Leggiamo prima gli altri, perché potrebbe essere anche quello. Qua la placca invece legge un incontro di amanti, suppongo non questa. Questo magari è quello di prima. Un incontro di amanti sarà questa qua. Questa qua. Sono curioso di questo. Sì, questo è il posto. È il posto di uno che sta appeso. E doveva stendere i panni. Un tragico inizio. Quindi sì, mi sa davvero questo. E se qua c'è qualcosa con scheletro o ragazzo, un fato diviso in metà tra amore e... e no, mi sono già... non ho fatto in tempo a leggere. E qua la performance. E voilà! Oh. Questo è il tempio del tempo. Ce l'ho fatta, le porte si sono aperte. Qua deve essere dove Amy è andata. Spero che stia bene. Ma ho preso... ma non ho preso tutto. Ma ci sta ancora quella cosa bloccata. Cioè, quella... fine della demo. Ok.
carina. Fiera the Spotlight è stato fatto giusto per due persone. Ah, è stato fatto solo da due persone. E sono loro, ciao. Vuol dire che il mondo che ha giocato... non riesco proprio a leggere oggi. Vuol dire al mondo che tu hai giocato alla nostra demo. Speriamo che ti sia piaciuta. La versione intera di Fear of the Spotlight sarà disponibile dal 2022, che si vedrà. Per favore, mettici la... Ok, per favore, metti il gioco nella wishlist di Steam per update e roba del genere. Ok, cioè, fatto da due persone, carino. La storia... sappiamo poco, però già sappiamo qualcosa. Ok, e continua la cosa. E questo è tutto, siamo solamente noi due. Questo è un grande progetto di un piccolo team come il nostro. Speriamo davvero che ti sia piaciuto. E speriamo che... sì, certo. Ci stanno ancora i crediti, posso leggere tutto. Dai, fammi skippare fino alla fine. No, non volevo skippare tutto. No, no. Ok. Siamo davvero così prodi, non so come dirlo. E il supporto viene per questo piccolo team nostro. Quindi grazie tanto per averci giocato. Averlo giocato. Per il giocato. Per il gioco. Ora posso finire di parlare. Comunque, davvero bello. È bello. Retro. C'ha la storia che deve essere un pochino di più implementata, migliorata. Ti mette quella curiosità? Sì. Non ti fa correre il personaggio, però non, alla fine non c'era bisogno di correre come pensavo. Cioè, non lo so, pensavo fosse più inseguimento. Per quello c'abbiamo l'inalatore, quindi pensavo si correva. E invece c'abbiamo il tizio che ti guarda, che però mette inquietudine. Quindi... bello, magari ci gioco tutto il gioco completo appena esce... il gioco su Steam. Mettiamolo sulla wishlist, magari. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Commentate se avete qualcosa da commentare. Condividete per supportare. Mettete mi piace se vi è piaciuto il video. E noi ci siamo alla prossima. Ciao!